Buonasera amici di Assist Sportivo, ci troviamo qui al palazzetto Nando Di Leo con Mister Ferraro. Mister, ritornate a vincere nelle mura amiche, una grande partita, avete dominato tutte e tre i set. Sì, in realtà non ce l'aspettavamo, ci aspettavamo una squadra più combattiva, perché insomma, vedendo un po' la loro posizione in classifica, a soli 3 punti da noi, e poi vedendo un po' anche gli altri risultati che avevano fatto con le altre squadre, ci aspettavamo una squadra più tosta da battere. Invece vuoi un po' per la nostra oggi quasi impeccabilità, vuoi perché loro hanno non gli abbiamo permesso mai di entrare in partita, è filato tutto liscio. Ecco, voi venite da una sconfitta dove avete perso dei punti. Abbiamo perso dei punti, come ho detto già nell'intervista di appena finita la partita, abbiamo perso dei punti perché purtroppo quando la rosa è ristretta non puoi permetterti di fare dei cambi in alcuni momenti e quindi è difficile uscire dalle momenti negativi. Nonostante stavamo vincendo 23-20, non siamo riusciti a fare quei ultimi 2 punti che ci avrebbero permesso di indirizzare la partita diversamente. Poi gli altri set, quelli che avevamo vinti, li avevamo vinti come oggi, diciamo, con estrema facilità, però può capitare che becchi delle rotazioni dalle quali non riesci ad uscire, e se non hai la squadra abbastanza lunga per poter fare i giusti cambi è difficile poi risalire. Ecco, le ho fatto questa domanda perché si è notato in questa partita una maggiore concentrazione da parte dei suoi, anche perché forse si sono convinti di poter dominare il campionato e di essere in fuga. Ma dominare il campionato è un po' difficile, noi siamo quinti e sarà difficile riprendere la prima che è a 6 punti. E comunque il nostro obiettivo era la salvezza. Adesso, visto il girone d'andata che è quasi terminato, diciamo che arrivare ai playoff è l'obiettivo più consono alle nostre potenzialità. Se poi dovessero arrivare questi altri 2 giocatori che mancano al completamento della rosa, allora l'obiettivo sarà veramente diverso. Ecco, lei ha accennato appunto ad altri 2 giocatori che dovrebbero arrivare. Ci potrebbe anticipare qualche colpo di Natale per tutti i tifosi del volley? Assolutamente no, perché è difficile trovare a dicembre giocatori liberi che non siano già collocati nelle squadre. Adesso si potrà trovare giusto qualcuno che magari quest'anno aveva pensato di non giocare, oppure qualcuno che si trova in qualche squadra che si è ritirata. Quindi sarà difficile. Noi comunque cercheremo di completare la rosa con qualsiasi altro elemento, perché insomma allenarsi in 10, in 9 non è bello. Ci porta a far mancare quella continuità che serve nella partita e che insomma ci farà evitare quegli errori banali che a tutt'oggi vediamo ancora, anche se oggi sono stati quasi inesistenti, 1 o 2 al massimo. Prossimo impegno in trasferta, come lo affronterete? Lo affronteremo, giocheremo contro dei ragazzini terribili, perché è una squadra fatta tutta da under 19 con qualche elemento di esperienza, però io ci ho giocato già con l'under 19 e devi stare attento perché i bambini, se si esaltano, non li fermi più. Grazie mister, alla prossima. Alla prossima, arrivederci. Buonasera amici di Assist Sportivo, ci troviamo qui con Libero Garinella. Ecco, una partita che avete dominato tutte e 3 i set, avete giocato concentrati e comunque un Asem Bari che non era forse come ve l'aspettavate. Sì, abbiamo programmato tutta la settimana gli allenamenti in modo tale da arrivare preparati a questa partita che era fondamentale, proprio perché
queste due partite rimanenti, quella con l'ASEM e quella con il Terlizzi, la prossima in casa, domenica prossima, saranno fondamentali, erano fondamentali e saranno fondamentali per accedere quindi tra le prime quattro classificate per la Coppa Puglia. Le prime otto vanno in Coppa Puglia, le prime quattro però potranno giocare in casa, quindi questo obiettivo era fondamentale per noi oggi, vincere questa partita, soprattutto contro una diretta concorrente, l'ASEM Bari, che stava a 3 punti di distanza da noi. Quindi la partita è andata piuttosto bene, insomma loro sono parsi sempre dall'inizio in costante difficoltà e per fortuna per noi è uscita una partita abbastanza noiosa per gli spettatori magari, però non per noi che abbiamo ottenuto bottino pieno in maniera abbastanza agevole. Ecco, abbiamo notato durante la partita che hai fatto alcuni sbagli sulle free balls. Sì, uno in particolare che ha fatto adirare un po' il nostro palleggiatore, ma un po' tutti siamo imprecisi proprio sulla free ball, che è, diciamo, l'obiettivo nostro maggiore, quello di cercare sulla rigiocata, soprattutto dopo una difesa abbastanza complicata, cercare di imporre, diciamo, il nostro gioco, è lì proprio che si conquista il punto. Ci è mancato questo, perché poi per il resto la ricezione è andata piuttosto bene oggi, non siamo parsi mai in difficoltà e abbiamo condotto sempre noi il gioco. Prossimo impegno l'avete con dei ragazzini under 19, forse quanto è importante mantenere alta la concentrazione, soprattutto con voi che siete molto esperti, soprattutto con questi ragazzi? Sì, il Terlizzi è proprio una squadra di quelle che possono mettere in difficoltà qualsiasi, anche la prima in classifica, proprio perché loro sono, cioè, le squadre giovani giocano con molta spensieratezza, cercano in ogni modo di complicare la vita, se azzeccano la giornata giusta possono anche fare il colpaccio, come si dice in gergo. Quindi dovremo stare sempre attenti, mantenere alta la concentrazione come abbiamo fatto oggi e cercare di continuare a rimanere imbattuti come abbiamo fatto ora in casa, che siamo un vero fortino. Ti ringrazio e alla prossima. Grazie a te, buona serata. Buona.